Mi sa che giù me ne sono adagiato. Sono sotto il piumone mentre vedo la semi, mi gusto un bicchiere di vino e cioccolata calda. Che bella serata. Mi emoziono molto leggere cose del genere. Mi fa capire che faccio parte delle vostre vite e che sono un momento di break felice. Mi piace un sacco. Quando mi mandate le vostre foto con gli animali o in soggiorno sul televisore che mi guardate, mi piace più del dovuto, forse, ma mi piace tantissimo. Non mi piace molto il cereal. Ma porca puttana, ma puoi mai invadere con Saga Giungla? Oh mamma, ma lui è scarsissimo. No, è impossibile vincere. Perché mi servirebbe almeno la Dikagri Bravo. Così non la vincerò mai. Mamma mia, ma è un cesso! Per questo lo fanno early game. Pare che venga la Turchia. Tutti i challenger turchi fanno sempre schifo al cazzo. Bravo! Brutto trade? Non credo. Mamma. Oh mamma, ma come clicca? Ah, la dico forte, il 30% della chat è più forte di Zilla di Kerry. Non è vero, il 25%. Ripeto il 30%. È scarsissimo, ragazzi. Oh. Alza mano, non gli faccio i miracoli. Muore di Iago, sì. Oh, se mi scodono io. Tra i più scarsi mai visti al tuo fianco. Ma a mani basse è l'AD carry più scarso con cui abbia giocato negli ultimi 3 anni. Boom! Ma non sto nemmeno minimamente esagerando. Un Silver 4 potrebbe essere più forte di lui. Oh mio Dio! Mamma mia! Non lo capirò mai, sì.
Ma poi stanno entrando tutti. C'è una winning condition. E blackout due player loro. Probabilmente 4v5 perdiamo. E ragazzi, questo è Hitler nel 45 che si spara nel bunker. Io sono Goebbels. Oh mamma mia, ma è disgustoso. Gli devi bloccare prima lo sci... Oh mamma, ma è tutto così sbagliato. Mi fa schifo, mi fa schifo. Non la prendo a ridere, perché se io giocassi con un fan della chat mi divertirei. Mentre lui è messo con me. È come se io lavorassi, no? Fossi un chirurgo di fama mondiale, guadagnassi 6.000 euro al mese e mi metto a fianco un medico che mi passa, gli dico bisturi, mi passa una forchetta. È la stessa roba. Si muove a casaccio. Un pilota che guida a 30 anni, mi metto come copilota un ubriaco che non ha mai guidato un aereo e dice ciao idolo. Guarda questa posizione, tutto sbagliatissimo. Ragazzi, guardate quello che fa e non fatelo. È il coaching all'incontrario, è una merda catastrofica. La W, il position, può essere... La E a casaccio! È una merda! È merda di merda di merda lercio! È sterco di cavallo morto! Ah, non prende l'arco quello che sto... Ma che sfigato, hai pure flashato. Ma che cazzo di... Basta. Ok, mi sono ricordato mentre meditavo che questo è un videogioco, che questa qui è una partita, e sì, lo so che è il 100% del kill participation, e se giocano con Soka, Jungle, AD Carry, ritiro il 30% della giocata, dico il 60% della giocata più forte di lui, e stanno entrando tutte le corsie, tutte. Vi giuro ragazzi, non sto scherzando, penso di avere la stessa sindrome del Vietnam, dei soldati del Vietnam, che vedono le scene dei soldati morti, compagni trucidati al veleno. Chiudo gli occhi e vedo quelle giocate, mi sento male. Adesso scendo giù, mi bevo un cocktail. Vi giuro, se giocassi con uno di voi, scarso in questa maniera, perché esisterà qualcuno in chat, e mi faccio una partita per ridere, non ho nessun problema. Vedo uno che mi sclicca 6 volte di fila di carry e dico grande. Però a Grandmaster 100 LP, giocando con pro player e non, avere uno in corsia che se può sbagliare qualcosa la sbaglia, un autista di autobus che se può investire più l'investe, se può passare col rosso ci passa,
se può driftare ci drifta. Mi ha veramente turbato. Io amo LOL, mi diverto un sacco, ma ho paura di aver bisogno di uno psicologo. Aiutatemi. Buonanotte.